I risultati del turno infrasettimanale, la situazione provvisoria in vista della Coppa Italia e la volata per aggiudicarsi le prime quattro posizioni nei due gironi rosso e verde della Serie A2 Old Wild West. Anche Ora Basket Live raggiunge la doppia cifra e, come sempre, anche per questa decima puntata, passo la palla a Manuela. Buonasera Paolo e buonasera a tutti voi. Questa sera è qui con noi in studio Edoardo Casalone, vice allenatore della Nazionale Italiana di Pallacanestro. Ciao Edoardo, benvenuto. Ciao Manuela, ciao Paolo, buonasera a tutti. E in collegamento abbiamo il coach dell'Urania Milano, Davide Villa. Buonasera coach, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao a tutti, buonasera a voi, grazie a voi. Posso cominciare subito scombinando la situazione, la scaletta? Chiedo alla regia se ci può fare un'inquadratura dei due ospiti, perché volevo tranquillizzare un po' tutti i nostri telespettatori. Nonostante l'apparenza, questa puntata non vi farà crescere la barba, per cui state con noi perché parliamo di pallacanestro in maniera divertente. È un momento cruciale per le squadre, soprattutto dal punto di vista fisico, dato che in meno di una settimana hanno affrontato già due match e il prossimo è previsto già nel weekend, quindi tre scontri in soli sette giorni. Un esame, diciamo, molto importante, Paolo, sia per tutte le squadre, ma sia per quelle che vogliono affermarsi ai piani alti della classifica e sia per le squadre che invece vogliono lasciare gli ultimi posti. E a questo proposito, proprio parlando di questo turno infrasettimanale che si è disputato ieri su tutti i campi della Serie A2, vediamo cosa è successo in particolare, cominciando dal girone verde con il servizio di Manuela. Sconfitta per Torino, che perde in casa dalla Chi Energia Rieti 86-81. La concentrazione e la grande motivazione dei padroni di casa hanno concesso poche occasioni di giocate facili per i piemontesi costretti a inseguire. Il primo quarto è della NPC, che chiude sul più 4 grazie a un ottimo Geist che colpisce la difesa di Torino. Nel secondo quarto salgono in cattedra le difese. Torino serra le maglie, ma sbaglia tanti, troppi tiri aperti. Rieti si porta sopra la doppia cifra di vantaggio e la sirena dell'intervallo lungo è 41-31. Negli ultimi quarti le due squadre si danno battaglie sotto le plance, dando vita a una gara infuocata. L'attacco che energia si ferma, ma Zugno piazza due triple in fila che invertono nuovamente l'inerzia del match. La chiude del testa dalla lunetta. Gli altri scontri dell'undicesima giornata hanno visto la vittoria della corazzata Vanoli contro Trapani con risultato di 97-54. Piacenza vince di 20 lunghezze contro Agrigento 102-82. La Gruppo Mascio Treviglio vince in casa contro la Monferrato Basket 97-68. La Juvi Cremona soccombe in trasferta Latina 84-81 il punteggio finale. A Cantù un match intenso contro la Stella Azzurra Roma che perde all'overtime 87-83. Edo, sappiamo che ieri sei andato a vedere la partita di Treviglio. Ci racconti un po' le tue impressioni, come appunto ti è sembrata la partita? Ma è stata sicuramente una partita vincente per i primi 20 minuti, ci sono stati un paio di strappi, un paio di break, è andata via subito Treviglio, poi ha provato a rimontare Monferrato e poi di nuovo uno strappo di Treviglio che l'ha portata in vantaggio nei primi 20 minuti, poi diciamo che nella seconda metà invece la Blue Basket, anche grazie sicuramente alle percentuali di tiro a tre punti che sono state onestamente molto buone, ha scavato un solco che poi Monferrato non è più riuscito a recuperare, per cui direi una partita sicuramente molto combattuta nella prima metà, ma definitivamente divertente comunque anche nella seconda. E ti aspettavi un divario del genere? Ma io credo che quando si giocano tante partite con così poco tempo, soprattutto in questo periodo dove con squadre anche poco abituate come quelle di Lega 2 che non sono abituate a giocare tre partite in una settimana, ci può stare prendere un break e magari anche non avere la forza fisica necessaria per provare a recuperare, per cui secondo me è un qualcosa di che ci può stare. Sicuramente fortunato Davide che invece ha riposato e quindi può sfruttare questa cosa. No, sto scherzando, ma no, credo che ci possa stare, che Vale ha già la mente sulla prossima partita, per cui nessun problema. Davide, anche tu hai seguito in modo particolare la gara di Treviglio, visto che domenica affronterai Casale Monferrato, Monferrato Basket. Sì, sì, ho fatto un po' di zapping, ma ovviamente l'attenzione maggiore era sulla partita
Treviglio, Monferrato. Sicuramente, come dice Edo, il fatto di dover gestire le forze su tre impegni è una cosa che le squadre della nostra categoria non sono abituate, non siamo abituati, e quindi ci può stare qualche calo. E poi, oltretutto, dobbiamo anche, credo, dare i meriti a una Treviglio che, tolto la partita con Agrigento, campo anche difficile, onestamente, ha sempre riuscito a mettere grandissima intensità su tutte le partite che ha affrontato ultimamente nell'ultimo mese. Il gap, secondo me, che va a crearsi è anche figlio di questa fisicità che in poche squadre, credo, in questa categoria riescono a mettere, e con l'aggiunta, appunto, come ha detto Edo, del turno infrasettimanale, probabilmente si spiega il risultato di ieri. Speriamo, come dice Edo, che la gestione delle forze ci porti un lieve vantaggio, anche se le fortune poi bisogna costruirsele sul campo. Indubbiamente siamo stati molto fortunati nel calendario. Davide, quanto inciderà questa settimana per il resto della stagione? È una domanda a quello sbagliato, perché sono uno che cerca, guarda malvolentieri avanti, per tutte le volte che faccio l'errore di alzare la testa becchiamo delle legnate sui denti che finisce sempre malissimo. Quindi devo dire che la prossima è sicuramente una partita importante, perché ritengo Monferrato una squadra del nostro livello, e quindi tutte queste squadre della nostra fascia media sono scontri diretti, e sono le partite che ci possono dare, diciamo, l'occasione di restare nella fascia medio-alta. Quindi sicuramente, diciamo che le prossime due partite, soprattutto la prossima, la considero così. Già guardare a Torino, io credo Torino sia una squadra che, anche se ieri ha perso, sia una squadra che sta facendo un campionato ottimo, un roster di altissimo livello, e possa essere considerata ad una fascia leggermente superiore alla nostra. Però poi le partite vanno giocate, quindi sicuramente importante, perché è uno scontro diretto. Poi vincere domenica e poi perdere le prossime 6-7, quella di domenica non conta quasi niente, quindi vi do sempre dar seguito a tutto. Edo, alcuni risultati sono stati proprio una sorpresa, come la partita tra Rieti e Torino. Cosa ne pensi? Sino all'anno scorso, la tua Torino, sino all'anno scorso eri il coach. Ma come dicevo prima, credo che giocare tante partite così ravvicinate, soprattutto quando poi devi andare in trasferta, diventa poi anche un problema. Per cui Torino arrivava da un'altra partita giocata in trasferta e vinta, ci sta che ci possa essere una flessione, direi, più che naturale delle squadre in questo periodo, per cui nessun problema, ma ci sono stati tanti risultati particolari. Mi viene in mente la vittoria di Cividale di ieri, per cui voglio dire, Cantù che gioca al supplementare con Stella Azzurra a 0 punti, per cui credo che il campionato di Lega 2 sia bello anche proprio perché, come diceva prima Davide, ci sono tante squadre di media classifica, ma che poi in realtà possono ambire a essere di alto livello, e credo che la squadra di Davide possa essere assolutamente una di queste, e le squadre che in questo momento occupano la zona bassa classifica in realtà ovviamente non sono riuscite a raccogliere tanti punti in classifica, ma credo che invece possono dare davvero del filo da torcere, e un esempio è Rieti con Torino e l'altro è Stella Azzurra con Cantù. Vediamo allora la classifica che ci fa vedere tra l'altro come Cremona e Cantù, che sono peraltro già qualificate matematicamente per la Coppa Italia, siano le uniche che tra domenica e mercoledì abbiano fatto il pieno. Sono soltanto queste due squadre. Poi vedremo al termine della settimana se ci sarà qualcuno che riuscirà a fare filotto. Poi Treviglio sale a 14 punti con Milano che pur ferma a 12 riesce per il momento a tenere dietro Torino, appunto sconfitta da Rieti. L'altro dato che mi piace sottolineare, Edo, è che nel girone verde 6 vittorie casalinghe. Anche questo può essere un dato derivante dalle trasferte, dal movimento delle squadre? Assolutamente, perché come dicevo prima, le squadre, i giocatori in Lega 2 secondo me sono meno abituate a viaggiare, a stare in giro,
anche proprio per come viene costruito il roster. Di solito il roster è un po' più corto rispetto a squadre magari della categoria superiore, che invece sono abituate a affrontare anche le coppe e quindi hanno l'abitudine a giocare e la struttura per giocare tante partite. È chiaro che giocare in casa, soprattutto il turno infrasettimanale, ti dà una bella mano, soprattutto magari se hai la possibilità di rientrare subito dopo la partita e quindi sfruttare veramente il giorno di riposo e l'unico giorno di allenamento che ti porta a giocare poi il mercoledì, la partita successiva. Adesso poi vedremo tra un paio di giorni cosa succederà con l'altra partita, ma di nuovo chi deve affrontare tanti trasferti in questo periodo è chiaro che è onestamente svantaggiato. Edo, come ti spieghi la situazione della Stella Azzurra Roma, che arriva sempre a ogni match a vincere quasi o comunque a mettere in grande difficoltà l'avversario, però poi purtroppo la vittoria non arriva? Credo sia la terza partita persa al supplementare, tra l'altro di solito in casa, stavolta addirittura sul campo di Cantù. Io credo che Luca Becchi stia facendo un grande lavoro, è una squadra che ha ambizione, lavora sempre con grande sinergia tra il suo settore giovanile e quest'anno è riuscita a costruire anche una squadra con ottimi giocatori anche di questo livello. Credo che poi alla fine quando si perdono le partite al supplementare, soprattutto quando nel caso della partita di ieri vai a giocare a Cantù e ti scappa via all'ultimo così, credo che una squadra possa essere soddisfatta di quello che sta producendo. Poi è ovvio che facciamo questo sport qua perché ci piace vincere e portare a casa 2 punti, poi alla fine in classifica conta e conta tanto, per cui è chiaro che Luca non sarà soddisfatto. Però secondo me il progetto che sta portando avanti, i passi che sta facendo, secondo me lo porteranno poi a togliersi anche delle soddisfazioni. Prima Edo Casalone ha parlato anche, ha già accennato anche della vittoria nel derby friulano di Cividale su Udine, e allora sempre con il contributo di Manuela andiamo a vedere cosa è successo anche nel raggruppamento rosso. Prima sconfitta esterna per Udine, che perde sorprendentemente il derby contro la Gesteco Cividale 67-66. Una partita combattuta dal primo sino all'ultimo secondo, tenendo col fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. Un match dal finale inaspettato che ha visto gioire il Palasport. I primi 2 quarti sono un botta e risposta senza sosta, all'intervallo lungo il tabellone dice parità. Al rientro in campo la situazione non cambia, l'ultimo periodo vede i padroni di casa subito aggressivi. Sherry, Gaspardi e Mussini riaprono la partita a 43 secondi dalla fine, 66-66, ma Miani, dalla lunetta, con il fallo di Mussini, consegna la vittoria ai padroni di casa. Gli altri match dell'11ª giornata di campionato hanno visto Nardò soccombere in casa contro un ottimo Rimini, 92-107. Ravenna perde contro la Staff Mantova, 71-78. Cento spiazza San Severo con un punteggio di 82-65. Forlì vince invece tra le mura amiche contro Chiusi, 86-76. Una partita da risultato inaspettato è stata quella tra Ferrara e Bologna, 94-91 al termine del match. Pistoia invece mantiene salda la sua posizione e si conferma squadra ostica battendo Chieti 67-61. Davide, tanti risultati inaspettati nel girone rosso, come Cividale che vince su Udine oppure Ferrara che vince contro Bologna. Da cosa dipende secondo te questa situazione? Ci sono delle dinamiche particolari? Fino ad ora devo dirti sicuramente nel nostro girone il fatto che ci sia una squadra ancora a zero allunga un pochettino, ci sono stati forse... c'è stata più regolarità probabilmente, cioè le prime hanno vinto tantissimo e quelle in fondo hanno perso e hanno vinto un po' meno. Ci sono squadre come Ferrara invece, per esempio, che magari hanno fatto non bene con continuità, però hanno vinto tanti scontri importanti, perché oggi ha battuto la Fortitudo, ha battuto Forlì, ha battuto Cento, quindi in casa propria che sta costruendo le proprie fortune, paradossalmente contro le grandi del campionato, diciamo così. Cividale, io faccio sempre fatica, è evidente che Udine abbia un roster e degli obiettivi
di altissimo livello, però credo sempre che poi sia la classifica e i risultati a parlare. In questo momento, classifica alla mano, se non sbaglio, Udine e Cividale siano distanziati da 2 punti, quindi dire che Cividale abbia fatto un colpo, ha fatto sicuramente un bel punteggio, ma Cividale adesso è una bella realtà del campionato, ha fatto una prima parte di stagione, tra l'altro con un solo vero straniero, adesso ha aggiunto anche Rottene Clark, io credo che sia una squadra a cui tutti devono stare attenti, è sicuramente un girone un po' più strano, un po' più pazzerello rispetto al nostro, perché anche Nardò a un certo punto sembrava essere in fondo e in difficoltà, poi ha infilato Intanto, 3-4 vittorie Davide, consecutive. appunto, vediamo la classifica che dicevi tu, vede Pistoia che continua a, non dico a dominare, però in effetti è appena stata raggiunta, si è ritrovata ancora una volta solitaria con 18, in virtù proprio del successo nel derby di Cividale, Udine che è scivolata dal secondo al quarto posto per via degli scontri diretti, anche se in effetti Forlì 100 e Udine sono a 16 con Cividale. Poi lo vedremo, in virtù anche di un discreto, sempre sulla carta calendario, che potrebbe rientrare, prepotentemente nel novero di quelle che, possono essere squadre nelle prime quattro posizioni. E Bologna ancora un po' attardata rispetto alle posizioni di vertice. Edo, da assistente della nazionale, come giudichi le gare di A2 rispetto al ruolo di coach? Ma credo che ci siano intanto, come sempre, tanti giovani interessanti, a volte viene definita una lega di sviluppo, ma penso che il fatto che ci siano tante squadre permette ai giovani di avere spazio e minuti, che poi è quello che serve, per sostanzialmente prendere confidenza con quello che è il Edo, campo. scusami, eri a Treviglio, stavi visionando qualcuno? Ma no, guarda, io in realtà in questo momento sto girando tanti campi. A Treviglio ci sono sicuramente dei giocatori interessanti. Stiamo provando a portare avanti anche un progetto un po' più completo, Come anche su, Casale. come Casale, esattamente, su tanti giovani che potrebbero anche far parte di quello che sta un po' costruendo Gianmarco Pozzecco come idea di famiglia della nazionale. Non solo guardando alla Serie A, ma provando anche a vedere sulla categoria al di sotto che cosa ci può essere di interessante per poter magari integrare un gruppo che, come avete visto poi nelle finestre, ovviamente ha delle defezioni legate ad altre partite e quindi ci piace tenere sotto controllo assolutamente anche il campionato di Lega 2. E come ti dicevo, il fatto che ci siano tanti giovani che hanno minuti, questo permette loro di crescere e secondo me per noi è molto interessante perché ci permette di visionare appunto questi ragazzi e la loro crescita. A proposito di nazionale e a proposito di giovani, può darsi che ci sia qualcuno, un certo assistente della nazionale Under 23, che ha un osservatorio speciale proprio sulla Lega 2, Davide. Ma sicuramente noi quest'estate avevamo un roster praticamente di giocatori che o arrivavano dal college o appunto arrivavano dalla Serie 2, quindi quello che dice Edoardo è proprio quello che spinge un po' il movimento in questo momento, cioè quello di provare a creare un qualcosa che punti un occhio anche sui ragazzi che giocano in A2 e dargli l'occasione di essere seguiti, visti in quella fascia intermedia tra la fine del settore giovanile o comunque nazionali giovanili e la fascia maggiore. Credo che sia stata un'esperienza sia per noi, per me, parlo per me, e che per i ragazzi interessante anche per vedere qualcuno che può far bene e può fare ancora meglio. Ovviamente mi riferivo al ruolo che Davide Villa ha come assistente dell'Under 23 di coach Ramondino per dare un ulteriore tono di azzurro che fa molto moda in questo periodo nel mondo della pallacanestro. Rimaniamo su un tema caldo e parliamo della tanto desiderata quanto discussa Coppa Italia. Gli ultimi match sono fondamentali per assicurarsi un posto nella competizione. Sappiamo che alcune squadre sono già qualificate matematicamente, come la Vanoli Cremona, Cantù e Pistoia nel girone rosso. Ma Paolo, entriamo più nello specifico.
Sì, perché se vi ricordate, la settimana scorsa avevamo cominciato ad inquadrare le prime quattro del girone verde con le prime quattro del girone rosso per l'incrocio previsto, salvo modifiche, il 28 di dicembre. Lo possiamo apprezzare ancora come le protagoniste siano sempre le stesse, ma la discesa di Udine alla quarta posizione momentanea, poi ovviamente seguiremo il percorso settimana dopo settimana, abbia spostato proprio la sfida momentaneamente, lo ripetiamo, di Udine proprio sulla rotta della Vanoli Cremona, mentre sarebbe poi Cantù 100 il secondo quarto di finale, Pistoia Milano nella parte bassa del tabellone con Forlì che ospiterebbe a questo punto Treviglio in virtù del passaggio alla seconda posizione. Però, ripeto, sono tutte situazioni in divenire. Edo, che ricordo hai tu di Coppa Italia? Direi molto bello perché in realtà l'anno scorso con Torino non ci siamo qualificati, ma l'ultima Coppa Italia che ho disputato l'ho giocata con Tortona a Jesi ed è stata onestamente una cavalcata incredibile. Era la Tortona guidata tra l'altro da Lorenzo Pansa, che direi che qua a Treviglio conoscete assolutamente molto bene. È stata veramente, come dicevo prima, una cavalcata incredibile. Devo dire che sembrava che il canestro fosse largo, forse 2 o 3 volte in quei 3 giorni, nel senso che onestamente i giocatori alzavano la mano anche a distanza di anni, ogni tanto riguardando le partite sembra davvero qualcosa di incredibile. Però sì, dai, avevamo portato a casa una Coppa Italia che forse Tortona ancora non pensava di poter ambire a questi risultati. Direi che poi la cavalcata che poi hanno fatto raggiungendo la Serie A, adesso stanno giocando, hanno giocato l'anno scorso, proveranno a qualificarsi adesso, forse sono già quasi matematicamente dentro alla Coppa Italia di Serie A, sicuramente un palcoscenico più alto, ma all'epoca diciamo che nel nostro piccolo fu forse il là per quella che poi è stata veramente la marcia trionfale. Edo, rimaniamo invece sulla proprio Coppa Italia di quest'anno. Chi rischia di più, secondo te? La Coppa Italia è sempre un evento veramente pazzo perché si gioca in 3 giorni, una partita dietro l'altra. Ovviamente conta, e neanche a dirlo, come si arriva nello stato di forma, ma davvero lì il fatto di avere grande ritmo e grande fiducia che si acquisisce chiaramente giocando quelle partite ti porta poi a giocare con qualcosa in più rispetto a quello che in realtà sono poi magari le tue doti, diciamo che sulla carta potrebbero essere un po' più modeste. È chiaro che poi gli incroci che ha appena citato Paolo sono un qualcosa dove ovviamente bisogna mettere grande attenzione perché chiaramente giocando solo un'andata alcune squadre possono magari avere una classifica non così alta e quindi occupare una quarta posizione che può assolutamente diventare uno scontro per l'accesso alla semifinale veramente molto succulento, per cui bisognerà vedere, però direi che a 2 giornate dalla fine mi sembra ancora presto per Quindi non ti delineare. sbilanci, No, Edo. mi sembra un po' Vediamo presto. se si sbilancia invece Davide Villa, perché pur non giocando, diciamo che la posizione dell'Urania Milano in prospettiva Coppa Italia si è consolidata, perché con tutto rispetto di Rieti, pronosticare una vittoria su Torino penso che l'avrebbero fatto in pochi, e di fatto nelle prime quattro per adesso c'è ancora Milano. Fai vedere tutte e due le mani, Davide, perché sennò dopo questa domanda non vale. No, già prima hai menato una gufata No. già prima tu ci hai pensato, maledetto. Sì. Figuratevi se vi sbilancio io adesso. No, adesso a parte le battute, credo, sono onesto, al di là del risultato poi nostro di Monferrato settimana prossima, Torino si giocherà l'accesso alla Coppa Italia, ovviamente ammesso che vinca anche lei, domenica si giocherà l'accesso alla Coppa Italia l'ultima giornata contro di noi, sarà una partita da dentro fuori. Ti dico quello che ho detto prima, che non è assolutamente pretattica, la vedo assolutamente come una squadra molto solida. E con le caratteristiche che a noi danno abbastanza fastidio. Poi quello che può succedere non lo so, non dico nient'altro. Avete già fatto troppo voi, maledetti.
Beh, allora a questo punto anticipiamo quello che volevamo vedere un po' più avanti con il cammino, la volata che potrebbe essere, anzi che sarà per le prime quattro posizioni con gli impegni delle principali protagoniste, quelle che sono ancora in corsa per il girone verde. Abbiamo detto, vabbè, Cremona, Lavanoli, Cremona e Cantù già qualificate, comunque possono destinare le sorti di altre formazioni come Treviglio e Torino, che appunto sono le prossime avversarie, con la in evidenza anche il cammino dell'Urania Milano, soprattutto nell'incrocio con Torino. Non è ancora fuori neanche Agrigento, che però deve osservare un turno di riposo, e la stessa Latina, che potrebbe in qualche modo, con gli impegni con Trapani e Stella Azzurra, approfittare di eventuali cadute di altre formazioni davanti. Quante possibilità ci sono che almeno nel girone verde, Edo, le quattro finaliste, le quartiste, le quattro ammesse ai quarti di finale possono essere le quattro lombarde? Ma adesso però Davide... Io avevo un bel rapporto con Davide, adesso dopo questa mi sa che... Sì, si sta sgretolando. Ah, ma forse parliamo di Agrigento, che Agrigento no, rientra nelle lombarde, ok? No, vabbè, beh, in questo momento direi che, dai, non nominiamola, direi che Cremona, Cantù e Treviglio potrebbero forse iniziare a pensare davvero a, sicuramente Cremona e Cantù, dai, che sono qualificate, potrebbero iniziare a pensare a organizzare, perché no, la Coppa Italia. È chiaro che se ci dovessero essere quattro squadre lombarde, giustamente come dicevamo prima anche a microfoni spenti, con Vigevano dalla Serie B, con Orzinuovi di nuovo dalla Serie B, è chiaro che potrebbe essere forse un qualcosa di molto interessante, per cui potrebbe essere di nuovo un bel evento di pallacanestro. Io credo che soprattutto quando si organizzano questi concentramenti, diventa poi fondamentale avere ovviamente tante squadre, diciamo, a tiro di macchina, soprattutto per i tifosi, soprattutto perché poi le prime partite si giocano al venerdì e in orari dove onestamente diventa complicato raggiungere la sede di gioco. Credo che potrebbe essere una bella cosa se si dovessero qualificare delle squadre, diciamo, in una certa zona geografica, per poi fare una bella manifestazione con magari tanta gente al palazzetto. Edo, la Coppa Italia può salvare una stagione, perché nella precedente puntata invece Martelossi ci ha detto di no, e quindi volevamo avere una tua opinione. Ma io credo che dipende un po' dalle ambizioni delle squadre. È chiaro che una società costruita per andare a vincere il campionato può non accontentarsi magari di portare a casa una sola Coppa Italia, ma io penso che quando si porta a casa un trofeo intanto bisogna essere orgogliosi del trofeo portato a casa, perché a volte si dà per scontato, ma vincere non è mai scontato, e soprattutto credo che invece possa essere magari possa dare un po' di booster anche per l'arvolata finale, per cui credo che iniziare a vincere una Coppa Italia possa aiutarti ad arrivare, perché no, con ancora più gas nel momento poi finale e in vista dei playoff. Poi, ripeto, per una squadra che magari non ha ambizioni di portare a casa un campionato, può assolutamente essere di grande prestigio. Magari qualcuno potrebbe snobbarla. Io credo che un trofeo sia sempre un trofeo, portare a casa una coppa, beh, inizia già a essere qualcosa. Però comunque una competizione in più, più partite e anche più stanchezza. Sì, ma quando si vince la stanchezza non si sente, nel senso che le tre partite, citando quella Coppa Italia di Tortona, secondo me potevamo giocarne altre otto, e i giocatori erano assolutamente in gas e non sentivano la stanchezza in quel weekend, per cui non c'era quel problema. È anche vero che vince una e nelle Final Eight ne han perso sette. Adesso c'è questo passaggio ulteriore di questi quarti di finale per arrivare alla Final Four, che è una formula nuova. E vediamo a questo punto anche il quadro del cammino delle protagoniste del girone rosso, con Pistoia che ovviamente è già qualificata, il rimescolamento provocato dalla vittoria di Cividale Sudine ha fatto slittare
slittare la formazione di Bonicioli in quarta posizione e vediamo come la Fortitudo Bologna, che matematicamente non è ancora fuori, possa essere arbitra di questo cammino, in quanto giocherà con Pistoia e con Forlì. Quindi direi che è ancora tutto possibile. Davide, ci stai dando un occhio adesso, al di là della scaramanzia? C'è comunque un'attenzione particolare per le squadre di vertice che potrebbero essere anche nel giro di 2 o 3 settimane avversarie di Milano? No, adesso, a parte le battute, non stiamo assolutamente guardando quella cosa. Ma proprio per anche se vuoi, allora chiamala scaramanzia, chiamala come vuoi, ma veramente quando abbiamo dato un occhio alla classifica, poi abbiamo preso 25 Treviglio e 30 con Cremona, quindi forse siamo una squadra che ha bisogno di stare attaccata al presente piuttosto che guardare al futuro, quindi è evidente che poi ognuno di noi un occhio la butta, però non stiamo troppo a perderci la testa e credo che appunto noi ci aspettano 2 partite importanti per la stagione, ma come sono tante. Se faremo probabilmente 1 su 2 neanche basterà, se dovessimo vincere 2 partite saremo contenti ed orgogliosi di giocarci questo obiettivo, che tra l'altro non è neanche che poi avremo tempo per pensarci, per preparare eventualmente. Al momento è insieme all'Urania Milano, è tra le elette, le papabili, è la Tramec 100, che ha un altro giocatore, giusto per stare in tema con la puntata, con la barba, che è stato il destinatario della chiamata di Manuela, vero? Verissimo, parliamo di Giovanni Tomassini. Ciao Giovanni, iniziamo subito. Hai esordito in Serie A a 16 anni con Pesaro. Chi è stato il tuo primo esempio? Quegli anni c'era Sasha Giorgevic, che era il playmaker della ex Scavolini Pesaro, e di sicuro lui è stato un punto visivo importante, nel senso che lo vedevo agli allenamenti, ogni tanto mi sono allenato anche con loro, e quindi è stata una figura da guardare. Alla quarta stagione con Casale sei arrivato a un passo dalla Serie A, poi l'infortunio in gara 1. Con te in campo, pensi che saresti riusciti a vincere con Trieste? Di sicuro è stata una finale sfortunata, perché quell'anno abbiamo meritato di arrivare appunto in finale, essendo sempre stati prima, vincendo bene i playoff, e poi sappiamo bene che in gara 1 mi è capitato l'infortunio, il primo infortunio al ginocchio. Nessuno sa come sarebbe andata quella gara 1, quella famosa gara 1, però obiettivamente bisogna anche dire che Trieste quell'anno era nettamente più forte di noi. Un nuovo capitolo a Treviso, capitolo però mai veramente iniziato, Giovanni. Io a dicembre, quando stavo per rientrare, avevo appena iniziato a fare i primi allenamenti con la squadra al completo, dal primo intervento al ginocchio. Poi in un allenamento ho avuto una torsione non normale del ginocchio e mi sono dovuto poi a gennaio rioperare allo stesso ginocchio per la seconda volta. Finalmente poi ritorni sul parquet con Verona. Che sensazione hai avuto nel tornare? Quel giorno, una domenica, mi sembra contro Forlì, se non sbaglio, o Ravenna, contro Ravenna, entrai, noi eravamo era una partita, diciamo, ormai tra virgolette chiusa, eravamo più 20 l'ultimo quarto, e per la prima volta dopo 550 giorni quasi ho riassaggiato il campo. È stato bello vedere anche le persone che erano emozionate insieme a me, i compagni, ma anche gli spettatori che si sono alzati e mi hanno applaudito in quel momento. Adesso Giovanni sei a 100, leader di una squadra outsider che impensierisce tutte le avversarie. Ambizioni nascoste o puntate a qualcosa di importante? L'obiettivo nostro di quest'anno è cercare di fare anche meglio in campionato nella regular season, così di avere un piazzamento migliore dello scorso sesto posto e poi divertirci nei playoff. Chi è stato finora il compagno di squadra più forte con cui hai giocato? Ho giocato diversi anni con Michael X, sia quando abbiamo vinto il campionato con la ex Cavolini Pesaro di A2, mentre invece negli ultimi anni probabilmente il giocatore più forte nei momenti cruciali che veniva fuori è Brett Blizzard, che era con me a Casale nei 4 anni. Giovanni, si dice che non si smette mai di sognare. Immagino che anche tu a 34 anni abbia ancora un sogno nel cassetto, sportivo e non. Qual è?
Di sicuro quello che è più fattibile e alla mia portata, visto che faccio questo campionato da diversi anni, è vincere un altro campionato di A2. Oltre alla pallacanestro, qual è un'altra tua grande passione? Mi piace molto cucinare, anche se negli ultimi tempi la mia fidanzata mi ha detto che non sto facendo tanto, mentre facevo di più negli anni scorsi, però Mi sta diciamo, criticando, quindi sì, ma devi ci darti da trovo fare sempre allora. un modo. Trovo sempre un modo per criticarmi, però sì, mi piace molto cucinare e leggere lì. Ma Se non fossi un giocatore di basket, saresti? un marinaio. Strana, come risposta, No, non perché me vengo da Pesaro. l'aspettavo. No, non proprio marinaio, magari più quello che lavora cioè, negli stabilimenti balneari, quindi. Però anche marinaio non sarebbe male. Ti ringrazio Giovanni, sei stato gentilissimo, abbiamo terminato. Prego, va bene. Davide, ma la tua Urania dove vuole arrivare? Che obiettivi vi state ponendo? Te l'ha detto gentilmente, Niente, eh? stasera Sì. siamo con te. Stasera. Io credo, l'ho detto fin da subito quest'estate, credo che abbiamo allestito un roster interessante con i nostri limiti, con le nostre possibilità, ma un roster anche stimolante, e parlo personalmente. Credo che il nostro obiettivo possa essere quello di, tra l'altro va a pari passo quest'anno, quello di provare a fare i playoff salvandosi direttamente, quindi evitando i playout, ed è lo stesso obiettivo in pratica. Credo questo sia l'obiettivo primario. Poi, se ti devo dire quale può essere un obiettivo secondario, è quello di provare a migliorare la nostra miglior stagione, quindi arrivare comunque in queste posizioni che stiamo occupando, e magari siamo usciti 2 anni fa, siamo usciti 3-0 al primo turno playoff. Quindi provare a fare meglio, però veramente un passo alla volta. Vediamo anche cosa è successo nella decima giornata di campionato con il servizio di Marco Quaglini. Cento ferma Pistoia, nel finale incandescente Copeland segna dalla lunga, a un secondo dalla fine replica Tommasini che diventa l'uomo di copertina della giornata con il canestro decisivo. L'Apu Udine parte male con Chieti, ma ribalta la gara con Sherrill, mentre l'alta friulana Cividale si impone in rimonta a Rimini con un parziale 22-8 nell'ultimo periodo. Successo largo per 83-69 di Bologna, dopo un avvio complicato. La F, sorretta dal proprio pubblico, trova il break decisivo negli ultimi 10 minuti, affidandosi al talento di Aradori. Nardò si impone a Ferrara, mentre Forlì rimane in scia delle big del girone, battendo Sanseverino. Con la coppia Benvenuti Adrian. Chiusi, al Palapagna vince di 3 lunghezze su Mantova. Il tiro del pari di Miles allo scadere finisce sul ferro. La Blue Basket cade ad Agrigento in un Palamoncada caldo e rumoroso, con Coach Finelli che al termine della gara segnala insulti razzisti ai danni di un suo giocatore. Orfana di Bruttini e con Marcius recuperato in extremis, la squadra lombarda concede 20 punti e 10 rimbalzi a Marfo e tira con 1 su 22 dalla lunga. Cantù vince Latina, rispondendo alla Vanoli, che nel posticipo batte Roma in casa, condannandolo sempre più all'ultima posizione. L'Urania, con 25 punti di Pullazzi, era meglio su Rieti. Torino non tradisce aspettative con Trapani e capitalizza il più 15 del primo tempo, mandando 5 giocatori in doppia cifra. Casale lotta con la Juve Cremona, ma cade. Blake è protagonista con 31 punti per i Lombardi. Bene, e dopo questo flashback che ci ha consentito di vedere anche cosa è successo all'inizio di questa settimana intensa,
lanciamoci a quello che è il prossimo turno, visto che nel girone verde ci sono veramente partite importantissime. Non so, potremmo parlare da Torino-Cantù, che è la sfida, the game of the match, che andrà in onda alle 17 sui canali di Mediasport, ma perché no, Casale Monferrato e Urania Milano. Abbiamo in studio un casalese e in collegamento un allenatore milanese, ma non possiamo dimenticare la sfida tra Treviglio e la Vanoli Cremona. Vediamo anche il prossimo turno del girone rosso, però Davide, ti faccio fare un pronostico sulle due partite principali, o meglio quelle che coinvolgono le squadre più al vertice, che sono appunto la Fortitudo con Pistoia e Udine con Forlì. Proviamo. Ti chiedo anche i numeri poi su Penelotto, così poi vado a giocarli quelli. Cioè, non è che me ne ha chieste due, cioè voglio dire, diciamo, premiamo l'effetto paradozza, diciamo Fortitudo e Udine Forlì. Due. Secondo te rischia di più Vanoli o Cantù? Rischia di più Vanoli o Cantù? Allora, domanda difficilissima. Noi vi mettiamo alla prova. Certo, chiaro. Perché... Dai, no, sbilanciati. No, con posso. I padroni di casa. Vai. No, ma credo che siano due partite incredibili. Forse la sfortuna è che nel calendario sia capitata nella stessa giornata, perché forse andavano viste tutte e due con tutti gli occhi puntati addosso, per cui credo che il peccato sia un po' quello. È chiaro che il pubblico visto a Treviglio ieri sera era qualcosa di bello, di divertente. Penso che per un derby possa essere ancora più eccitante, per cui sarà una bella partita. Stessa cosa a Torino, credo che stiano lavorando bene, per cui immagino che ci possa essere di nuovo grande pubblico. Non mi sbilancio, ma secondo me Davide invece su questa cosa mi sembra più pronto, per cui bravo. Comunque se stavo guardando dal calendario, una alle 17 e una alle 18, quindi se ti impegni le puoi vedere tutte e due. No, ma infatti ci proverò assolutamente, ero preparato, con Torino alle 17 ho preparato. Uno di fila all'altro. Tu sei un po' la testimonianza che la Serie 2 possa preparare alla nazionale anche gli allenatori. E perché no, la Serie 2 può diventare anche per gli ex allenatori della nazionale un ulteriore banco di prova, mi riferisco ovviamente al CT Sacchetti. Certo, ma io credo che poi alla fine ci sono tanti progetti molto interessanti in Lega 2. Quindi secondo me non bisogna parlare di categoria, ma bisogna parlare di dove si può lavorare bene. Credo che Cantù sia un progetto dove si può lavorare bene, per cui è chiara e mi sembra molto limpida la scelta di Meo nel decidere di affrontare un campionato assolutamente non semplice, perché il campionato di Lega 2 è un campionato secondo me molto complesso nella sua formula, in quello che bisogna affrontare in tutto l'anno, con poi questo playoff alla fine molto arzigogolato, per cui credo che non sia un campionato semplice. Mettersi alla prova su un banco di prova, scusate la ripetizione, ma così non è da tutti, ma credo che sia molto stimolante e la riprova è quello che sta facendo quest'anno. Davide, non ricordo chi ha vinto ieri l'anno scorso tra Urania e Torino? 1-1, giusto? Ma chi è che giocava meglio? La tua Urania o la... No, l'anno scorso in pochi giocavano peggio di noi, quindi sì, sicuramente loro. Quindi se sei riuscito a vincere giocando peggio, meritavi tu il posto come assistente della nazionale, o sbaglio? No, ma Casalone lo vedi anche, ha già dato due o tre risposte di altissimo profilo. Poi guarda con dolce vita, è fatto e finito per la nazionale. Ce ne erano tanti di allenatori da invitare questa sera. Avete scelto veramente. Edo, ci racconti anche un time out della nazionale? Un time out della nazionale, ma semplicemente noi in tutto il periodo di preparazione, in vista per esempio dell'Europeo,
abbiamo veramente tantissimo tempo che condividiamo e dove organizziamo e decidiamo prima quello che poi proveremo a mettere in campo durante questi time out. Abbiamo diverse, chiaramente diverse situazioni già organizzate e poi lì si tratta soltanto di decidere quale delle scelte che avevamo già fatto in settimana o addirittura prima vogliamo andare ad attuare in mezzo al campo, e poi di lì si va. Per cui spesso tra di noi dello staff basta veramente uno sguardo e poi da lì se dobbiamo mettere la palla in campo, come è successo per l'ultima volta, per riuscire a prendere un fallo, prendiamo un fallo. Poi ecco, magari riuscissimo a fare due tiri liberi alla fine, ma quello è un altro discorso. No, ovviamente scherzo, dai, è andata bene l'ultima, abbiamo fatto una grande vittoria in Georgia, per cui molto bene. E dopo il time out di Edo Casalone con la nazionale, purtroppo suona la sirena di questa puntata di Ora Basket Live, quella nella quale credo di essermi divertito come non mai, per cui ringrazio tantissimo Davide Villa. Grazie a voi come sempre dell'invito. Grazie ovviamente a Edo Casalone. Io avrei voluto ancora dare una stangata alla Lugania, no? Non c'è più tempo, va bene, niente. Dai. Ringraziamo anche Giovanni Tomassini per la disponibilità che ha dato, ma ringraziamo ancora la nostra produzione che ci ha messo a disposizione questi studi, che ci sta mettendo a disposizione questo ambiente nel quale stiamo cercando di crescere, ospitando veramente importanti personaggi, persone del mondo della pallacanestro, grazie ai quali riusciamo a darvi un piccolo ma grande contributo sul nostro mondo della Serie 2 e non solo. Ringraziamo anche voi che ci avete seguito anche stasera, e vi ricordo che potete rivedere le puntate di Ora Basket Live sui nostri canali social e sulla pagina YouTube della Blue Basket. Appuntamento alla prossima settimana, buona serata.